Buongiorno a tutti, questo è credo il video più importante che ho fatto fino ad oggi da quando faccio dei video. Vi pregherei veramente, soprattutto chi mi segue, quindi di ascoltare bene perché devo dirvi cose molto importanti che mi riguardano e molti di coloro che mi seguono, ciò che riguarda me, a loro interessa. A chi ovviamente non interessa, ascolterà e basta. Allora, oggi abbiamo raggiunto come azienda Dodò di Domenico Pulì dei buoni risultati, in quanto questa azienda è nata da una pura utopia, da una fantasia. Inizialmente, quindi, era tutto un punto interrogativo. Oggi, invece, questa azienda fattura. Vende e quindi diciamo è inserita nel mercato. Quindi sono serviti è servito del tempo per raggiungere questi traguardi ed è servita soprattutto la collaborazione di una grande azienda che è la Lus, che mi ha consentito di creare il mio olio, il mio fieno e da 5 mesi il mio bastoncino. Quindi ecco Dodò come marchio, non come azienda, quindi posso dire che è nato grazie alla Lus, perché creandomi questi prodotti mi ha dato modo poi di farli conoscere rispetto a come facevo io da solo, perché come sapete la Lus è un marchio internazionale, quindi mi ha dato molta molta visibilità e nello stesso tempo si è creata una visibilità. Quindi insomma è nata una collaborazione, una fiducia, per me sono davvero una famiglia e io quasi ogni giorno penso alla signora della Lus, perché veramente il suo abbraccio quando siamo andati a trovarli mi rimarrà impresso per sempre nell'anima, perché è stato veramente un abbraccio, l'ho sentito come l'abbraccio veramente di mia nonna e mi emoziono solo a dirle, e quindi per me una persona fantastica di 80 anni che ancora lavora e impacchetta biscotti, quindi una roccia secondo quello che ho visto io, quindi veramente una persona straordinaria, come lo sono Stefano, Alessandro e le rispettive mogli e la compagna di Alessandro, quindi famiglia insomma formidabile che mi ha dato modo a Dodò di emergere proprio sul mercato internazionale. Detto questo, alla Lus si è aggiunta oggi la Hornizin, un altro grandissimo successo perché proprio in questi giorni arriverà il mio pasto unico, unico Dodò, grazie alla fiducia di Mariano e alla collaborazione con i ragazzi di Hornizin, Raffaele e Antonio, abbiamo raggiunto quest'altro successo, quindi è in arrivo quest'altro prodotto che già abbiamo testato, quindi un altro prodotto a marchio Dodò. Possiamo dire quindi che l'azienda Dodò ha raggiunto una certa stabilità anche come marchio, quindi effettuiamo delle spedizioni, ci sono degli ordini, fatturo ai negozi, quindi diciamo l'attività si è avviata nella piena normalità. Non è affatto facile, ci vogliono molti sacrifici per restare in questo mercato che, come sapete, è fatto di tantissima concorrenza e di tantissimi prodotti, però noi ce la stiamo mettendo tutta. Quindi, dato che abbiamo raggiunto questa stabilità, possiamo guardare avanti e dato che servono degli investimenti, dei soldi, come tutte le attività, mi ero già prefissato, scusatemi, di fare questa stagione estiva, di andare a svolgere il mio lavoro di pasticcere come pasticcere esperto in questa stagione. Apro e chiudo una parentesi perché ho dovuto deludere un caro amico al quale avevo dato la parola che sarei andato da lui, poi invece ho ricevuto, tra virgolette, un'offerta migliore e ho accettato. Questa è una cosa che mi ha ha ferito sicuramente lui, ma vi assicuro, ha ferito anche me nell'anima, perché è un atteggiamento che io non ho mai avuto nella mia vita e mai avrei voluto avere, però diciamo
È stata un'offerta alla quale non ho potuto rinunciare perché ci sono in prospettiva in questa struttura, posso conoscere tantissime persone, quindi è un ambiente, dato che io, come sapete, oramai Dodò è anche una figura online, per me la visibilità è importante, quindi andare a lavorare in una struttura dove posso avere anche una visibilità dal punto di vista, sotto il punto di vista delle pasticcerie, per me è stato importante. Purtroppo, ripeto, ho dovuto deludere un amico, me ne piange il cuore, però in questo momento io ho bisogno, purtroppo, di guardare avanti, di guardare alla mia famiglia, a me e a Maria Francesca, e di quindi cercare, quando è possibile, le cose migliori per noi due. Fosse stato in un altro periodo, in un altro momento, sicuramente non avrei esitato, però la situazione oggi è questa, quindi io dovrò stare lontano 4 mesi, quindi dall'allevamento, dalla gestione delle spedizioni. Questo graverà su Maria Francesca e Carlo, mio zio che ci sta aiutando tantissimo, che è una persona stupenda, e quindi poi, dato che io non ci sarò, il tutto verrà gestito da loro. Io proprio, è la prima volta che manco nell'allevamento, nella gestione della muta, vitamine, quanto serve, insomma. Quindi è che è una responsabilità per Maria Francesca e Carlo enorme. Io non ci sarò, quindi ecco, sul sito dovrò per forza di cose togliere alcuni prodotti, alcuni marchi, magari poi li rimetterò, però io devo cercare di snellire loro il lavoro e quindi lasciare meno cose possibili, le più importanti per me, che sono ovviamente il mio pasto unico, il mio pastoncino e tutti i relativi prodotti dei due marchi Lusso e Honigsen che mi hanno dato una mano e che quindi meritano di avere visibilità sulla mia vetrina. Con gli altri marchi c'è un rapporto sicuramente di amicizia, c'è stato sempre stima e rispetto, non ci sono mai stati problemi, però questo adesso è una questione proprio di tempi, io non ci sono, quindi la gestione diventa più complicata senza di me nell'allevamento. Io non avrò neanche più il tempo in questi 4 mesi, è naturale ed è ovvio perché dovrò lavorare, quindi non ho il tempo di fare video, di farvi vedere gli uccelli, di farvi vedere tutto il resto. Ovviamente pubblicherò qualcosa di quello che faccio in questa struttura, ma nulla che riguarda l'ornitologia, perché sono in una struttura dove ci sono 500 ospiti al giorno, quindi dovrò dedicarmi a soddisfare le esigenze di 500 persone al giorno. Ecco, quello che voglio dire ai giovani, e poi concludo, è una cosa molto molto semplice. Sento parlare sempre in TV della situazione alberghiera, che non si trovano cuochi, non si trovano pasticceri e non si trova personale. Come vedete, questa struttura dove io andrò ha trovato il pasticcere esperto e lo paga, ovviamente io non vi darò lo stipendio, ma lo paga molto molto bene perché sono un professionista, ho delle capacità di gestionali e quindi gli imprenditori pagano le figure specializzate e preparate. Ecco, quello che voglio dirvi, se vi piace il settore alberghiero, innanzitutto è quello di prendervi un diploma, cosa che io naturalmente ho, perché nel curriculum è la prima cosa che guarderà un albergatore e vi chiederà, hai il diploma dell'istituto alberghiero, e poi farvi la gavetta, farvi un curriculum, perché per arrivare poi a uno stipendio come è stato proposto a me serve la gavetta. Quindi dovrete andare a lavorare, farvi un'esperienza lavorativa e poi dopo potrete pretendere uno stipendio più alto. Però vi assicuro e vi posso garantire che le figure specializzate vengono pagate molto bene. Quindi specializzatevi, lavorate facendo un po' di gavette perché ci vogliono dei sacrifici. Io ho lavorato la prima volta, avevo 16 anni, a Brescia, a Montecampione, le baite a 2000 metri. 16 anni, sono partito da qua, dalla Mezzia Terme, da solo nel treno, prendevo 1 milione di lire al mese, quindi sono
partito a fare la gavetta. Poi ho lavorato 30 anni nella mia pasticceria, però come vedete, non appena io invio un curriculum per cercare, perché il curriculum mio l'avevo già inviato a dicembre, poi ho incontrato questo amico a fine febbraio, ma il curriculum io l'avevo già inviato a dicembre, la proposta non è arrivata così per caso. È arrivata perché avevo inviato un curriculum. Ecco, quando gli imprenditori guardano un curriculum come quello che ho inviato io, naturalmente capiscono che hanno davanti un pasticcere, non un garzone e non un semplice aiutante. Ecco, questo è frutto naturalmente della mia esperienza. Quindi, se volete lavorare nel settore alberghiero, andate, abbassate la testa, ascoltate quello che vi dice lo chef. Anche io dovrò ascoltare quello che dice lo chef nonostante la mia esperienza, quindi fate il vostro lavoro con umiltà, rispettate i ruoli, perché nelle cucine ci sono delle gerarchie che dovete rispettare, quindi io, se volete lavorare in questo settore, vi consiglio di ascoltare lo chef. Io vi ringrazio tutti, mi scuso con chi ho deluso, purtroppo. Per me questa è una fase di cambiamento importante e devo badare purtroppo anche, soprattutto a me, a Maria Francesca, a Carlo, insomma, al nostro futuro, e ho dovuto fare scelte dolorose che mai avrei potuto aver pensato di dover fare, però le ho dovute fare. Mi dispiace, vi auguro a tutti una buona stagione, ancora è presto naturalmente. Io inizierò a metà maggio, però già ci sono degli eventi ai quali sono invitato e quindi ci vedremo in una veste diversa per questi 4 mesi. Grazie a tutti per la fiducia e vi auguro a tutti, insomma, una buona fine stagione Cove e una buona muta.